Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic 2015. Continuiamo la nostra campagna sperando di avere una buona fortuna. Eravamo a Ravnica, avevamo fatto le prime due forse di Ravnica o la prima, o non avevamo fatto niente. No, forse avevamo fatto la prima, sì, esatto, la prima. Dobbiamo andare da... Questa sembra una notizia interessante. Che bella scollatura. Beh, comunque, se vediamo cosa ci dice degli Artilp. Dobbiamo sconfiggerla. Però mi sembra ben carrozzata. The Orzhov Syndicate collects its debts even after killing the debtor. Tazer Kell of the Guild's envoy has big plans on her own and doesn't want you poking around. If you can defeat her goons, she'll give you some information in exchange for getting out of her hair. Hair sono capelli per andarsene dai suoi capelli? Beh, quello che so è che dovremmo tipo sfasciarle la faccia over 9000. Mi piace. Allora, vediamo, c'è un cancello. Qua sono tutti abituati coi cancelli, non lo so io. Noi anche andiamo con un cancello, va. E continuiamo. Tra l'altro, dubito che non Anni vedrà questo video, però lo ringrazio per il commento che ha fatto lo scorso... No, 2 video fa, perché è stato un commento molto... Ah, un lifelink extort. Cosa vuol dire extort? Are all in a day's work for the white back or so. Ah, tutte le volte che uso un incantesimo può pagare una luce o un'oscurità. E se lo fa, ogni nemico perde una vita e lo guadagna di conseguenza. Ma scusa, quanto è quello? È un 2-1, vabbè. Vediamo un attimo. Allora, io andrei con un foresta e giocherei un Lone Missionary. Sì. Sì. Così mi dà anche 4 vite che non sono niente male. In più è un 2-1 e non è male. Gioca una pianura. Ok, se glielo uccido mi prende vita. Però mi sembra necessario fermarlo. Ha preso due, ma almeno non c'è più. Flying Extort, tutti hanno Extort. E questo a volare non mi piace. No, me piace proprio pe davvero. Perché non ho creature con volare al momento. Di conseguenza può farmi dei danni a gratis proprio. Mettiamo un Trained Caracal, che se non altro è lifelink. Posso. Ah, tra l'altro, posso mettere anche lo Spirit Tracer. Non male. Però non posso combattere. Niente, fine. Fine del turno. Lei il prossimo turno attaccherà con quello di fisso perché a volare io non posso fermarlo. No. Artefatto. Ogni volta che casti una spell bianca o una pianura entra, guadagni una vita. Credo che sarà abbastanza tosta sta partita, eh. Ha preso una vita perché ha giocato qualcosa di bianco, suppongo. Allora, io metto questo e poi giocherei il Jade Mage più che altro. Così posso utilizzare la super magia dei Saproling. Posso usarla la magia dei Saproling? Allora, se io attacco con tutte e due me ne può fermare solo uno, no? Però me lo uccide quell'uno. No, non voglio farlo. Ah, 2 e 1, no, quindi non posso evocare il Saproling questo turno. Ho bisogno di altro mana. Ok.
Ho sempre bisogno di mana io alla fin fine. Prendo un'altra vita. Dovrò trigare un po', eh. Oddio. Ma è un vampiro, sta pezzente. Mi ha tolto 2 volte due vite. No, 2 vite mi ha tolto in totale. Hunt the Weak, ma... No. Prendo un più uno, più uno. E però anche se con questo attaccasse... Ah, usiamo il Sapling, sì. Ok. Ma tanto il Sapling non ha raggiungere, quindi quello non posso fermarlo. Non mi conviene, perdo creature. Quello non lo voglio, deve morire! No, più che altro vorrei distruggere quello, perché sta prendendo un sacco di... non posso fermarlo. Allora, ha un altro convolare, bestia, qua avremo da sudare un bel po'. Un bel po' perché è l'unico che prende camicia, cioè che prende volare. Sta continuando a prendere vite. È una roba... Baneslayer Angel. 3-2-1, questo mi ispira. Flying, first strike, lifelink, protection from demons and dragons. Ma io lo giocherei con piacere. Così vedremo un attimo che cosa fa. Potrei anche mandare ad attaccare questo. Tanto o usa questo. No? Cosa? Ah, mi dice di attaccare con questo? Perché è un 2-1, ma morirebbe. Cioè, me la può fermare e uccidermela. Morirebbe anche lui, è vero. Però no, mi fa comodo quello perché c'è i Saproling. No, non voglio attaccare. Me ne frego dei tuoi... dei tuoi pareri, insomma. C'è tutti i mana bianchi. Un altro di questo, ok. C'è tutti con volare. Allora, standing troops può essere comodo, però... Io farei Timberland Guide perché c'è uno che prende un più uno più uno. E potrei metterlo al Jade Mage così no. Non cambia un creep. Ah, mi dice Hunt the Weak. Con cosa? Questo è un 1-2. Cioè fa solo un danno? Ah, eh sì, questo. E lo giocherei su questo per distruggere il... Sì. Potrei effettivamente fare... No. No, io non... Ma non voglio usare Hunt the Weak adesso. Qualcuno prende un più uno counter. E lo farei sul Jade Mage. Prendo questo e faccio sul Jade Mage. Aspetta, zoom out. Il Jade Mage prende un più uno. Ok. Poi o uso un Sapling o uso un Standing Troops. No, io gioco con Standing Troops. Meglio dei Sapling. E adesso attaccherei con qualcosina. Tipo... Se mi blocca non può poi attaccare. Mi dice di attaccare con questo e con quello. Ma se questo lui me ne manda 3 contro, mi muore. Ma anche 2. Ma perché mi dici di fare questi attacchi suicidi? No! Io ho bisogno di tenerne in difesa. Artefatto. Ah, è lo stesso dell'altro.
Quindi prenderà vite a... Uè, a go go proprio. Ma perché mi ha tolto una... Perché sto continuando a togliermi vite? Ah, perché tutte le volte che viene giocata una cosa mi toglie vite. Perché hanno tutti extort. Io giocherei un... Lone Missionary. E poi userei l'abilità di Saproning. E io attaccherei tipo con un fracco di Sap. Poi attaccherei con questo. 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 Tanto lui ha Vigilance. Ma sì, dai. Vediamo cosa mi blocchi. Ok, mi blocca quelli. E le ho tolto praticamente niente, però... Un altro con extort. Così continuo a togliermi vite. Bello, eh? Dai, vai con questo. Però Ant the Weak con che cosa? Cribbio. Attiviamo l'abilità di Saproning. No, ok. E poi la riattivo di nuovo. Così attacco con due Saproning. Prossimo turno. Ho bisogno che faccia un passo falso, Cribbio, ma lei mi ruba vite. La partita è molto tosta. Oddio, pagando uno lo rigenera. Vabbè. Perché l'extort com'è che funziona in pratica? Ma ogni volta che casta un'abilità, ma non è un'abilità quello. È Ant the Weak, ma con che cosa? Standing troops e poi attacchiamo quello. Dai, facciamo così. Senti, facciamo così. 2, 3. Questo me lo possono uccidere? Sì, ma perdono una creatura. Questo me lo possono uccidere? No. Andiamo così allora. Quello muore ma lo rigenera. Non ho proprio idea di come posso battere un nemico del genere. Perché prende sempre più vite di quanto io posso togliergliene.
non attacca. Finito che quelli ce li ha là, io sono nei guai perché... Esatto. Quante vite mi togli adesso? Una, due, tre. Perché ne ha tre là? Giochiamo l'Advocate of the Beast. Poi attiviamo i Sapling. Attacca con questo. Questo no, perché potrebbe morire. Vai. Gli hanno tirato giù uno, se non altro. Però la situazione si fa molto grave. Ecco, adesso guadagno altre vite. Primal Hunt Beast mi piace questo. Questo è anche Trample, no? No, è Hexproof. E poi prendi un Sapling. Se mi attacca con... Non me lo uccide comunque. Perché arriva a 4. Però poi non ho niente con cui difendere. Proviamo una cosa così. Ok, mi uccidono quello, ma... Ah, tra l'altro quello first strike, quindi ne muore uno gratis in pratica. Dei suoi. Quello uno gli muore, anzi, gli muoiono tutti e due. Ah no, l'altro no. Perché? Ah, per quella storia che mi ha spiegato non anni. Cose strane. Allora, una foresta. Facciamo altri sapling. Ok. Un altro sapling. Ok. E altri non ne posso fare. Adesso io direi che attacco con... Ma questa era una beast? Sì. E mi hanno fatto fuori l'altro. Vabbè. Attacco con i due sapling, attacco con questo, attacco col Jade Mage. Ma anche con questo, scusa, tanto... Quelli non li posso fermare, cioè quello non lo posso fermare solo l'altro. Con cosa ti fermi? Ok, con quello mi uccidi un Sapling. Però ti tolgo 5 con l'angelo. Ma quello tra l'altro ha anche... Lifelink, scusa. E i nostri cavolini di Bruxelles! Questo è anche lifelink. Sì, bestia. Ci piace. Cosa fai ora? Con quello. E io te lo fermo con... No, scusa, posso fermartelo con... No, non mi conviene fermartelo con questo. Muore e lo rigenera. Però... Se no altro è un piglio danni. Guadagni una vita, vero? Infatti, un Assault Griffin. Non mi dispiace proprio per niente. Poi facciamo un Activate Ability. Ok. Ci sta. E dovremo farcela. Perché se io adesso attaccassi con 1, 2, 3,
Ma anche 4. Cosa blocchi tu? Ok, sacrifica quello. Piglia botte. Piglia botte. Quello muore e mi muore l'Lone Missionary. Vabbè, però è stato un buon sacrificio. Se non altro siamo arrivati 22 pari. Per fortuna di questo lifelink del Baneslayer Angel. Ah, ce n'è un altro con Extort. Quindi prende una vita. È buon così. Allora, gioco la foresta, faccio un sapling. Faccio un altro sapling. Faccio un altro sapling. Uno. Due. Tre. Ok. Io ora andrei con uno. Questo rischierebbe perché è un 3-2, 2, 3. Se blocca quello muore gratis. Così pare, perfetto, arriviamo a 27. Ora sarebbe il caso di prendere il Seraph of Messis. Con tutta questa gente in campo. Se peschiamo un Seraph of Messis ci sarebbe da divertirsi. Dai, comunque sta uscendo una bella partita alla fin fine. No, prendo un'altra cosa. Beh, facciamo altri sapling. Ok. Due. Tre. Un esercito di cavolfiori. Quanti ne ho? 5 e 4, 9. Bestia. Ma forse possiamo anche chiudere, scusate. 1, 2, 3. E 3, 6, 7, 8, 9. E 3, 12. 15, 20. Sì. 2, 3. Sì, non ho detto quello, dicevo l'altra. Vai! E concludiamo in splendore. Mi sembra giusto, no? Che dite, ragazzi? Che dite con il nostro esercito di cavolfiori? Nessuno può opporsi ai nostri cavolfiori. Un cavolfiore. Due cavolfiori. Tre cavolfiori. Quattro cavolfiori. Ah no, grifone. Quattro cavolfiori. Cinque cavolfiori. Sei cavolfiori. Yes, ragazzi! Sarò anche un nabbo, ma ce l'ho fatta anche questa volta. Vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video. Ho preso 20 vite in un solo duello e ho sbloccato anche questa persona qua, ma non mi piace per niente. A commentare, a iscrivervi, a commentare soprattutto se come non ho anni avete dei consigli da darmi per come ho giocato la partita, perché io lo so che non sono bravo, lo so e l'ho detto dal primo episodio. Quindi ditemelo quanto volete che sono un nabbo, ma lo so che sono un nabbo perché io non sono bravo a giocare a Magic. Se mi date dei consigli, imparo a giocare meglio a Magic. Se non mi dite niente, giocherò sempre male. Detto questo, potete iscrivervi al canale cliccando su iscriviti qua in basso. Noi ci vediamo la prossima settimana con Magic o domani con Mindtest. Io vi saluto. Ciao a tutti!